oggi è un giorno molto importante per l'aeroporto di Fiumicino, riapriamo il Terminal 1 che è stato chiuso per tutta la durata della pandemia. È un bel segnale di ottimismo perché appunto ci dà il segno della ripresa che è lenta, graduale, ma c'è. I flussi passeggeri non sono ancora ai livelli pre-Covid, anzi in tutto luglio abbiamo viaggiato a un 30% del traffico e nella scorsa settimana abbiamo visto per la prima volta un picco di 60.000 passeggeri contro i picchi di 150.000 in epoca pre-Covid, però la ripresa è lenta, graduale, la viviamo e la nostra volontà è stata quella di poter garantire ai nostri passeggeri con l'apertura di questo terminal un'esperienza di viaggio più confortevole e sempre sicura. È davvero una gioia ricominciare a ripartire qui dal T1 e rivederlo nuovamente aperto, rivedere il transitare i passeggeri e rivedere come tutto possa ripartire nuovamente con piena normalità. Un terminal nuovo e rinnovato con nuovi macchinari e i passeggeri anche contenti di rivedere una zona nuova di questo aeroporto.